Il fatto più terribile, dice Saragat, che ha colpito l'Italia in tutto il periodo che va dalla liberazione ad oggi. Il capo del maggior partito italiano, da tutti riconosciuto come l'uomo più intelligente, più umano, più autorevole della nostra Repubblica, è nelle mani di criminali che intendono distruggere il nostro Stato democratico. Si tratta non più di guerriglia, dice ancora la dichiarazione di Giuseppe Saragat, ma di un vero e proprio atto di guerra civile che va combattuto con il coraggio, la forza e l'unità di tutti i veri democratici. Questa è la dichiarazione dell'ex Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, che va valutata insieme a tutte le dichiarazioni di esponenti di tutte le parti politiche che stamattina abbiamo già letto in apertura di questa edizione straordinaria, che ormai dura da 1 ora e 20 minuti, edizione straordinaria del telegiornale 1, e che poi hanno ripetuto ai nostri colleghi. Ora ci avevano chiamato, c'è poi c'è il Presidente della Croce Rossa. Dopo quanto siete arrivati? Circa un quarto d'ora. Quarto d'ora, cosa avete trovato? Abbiamo trovato...